In esposizione presso le sale del Palazzo civico delle arti di Agropoli la prima mostra Convegno Filatelico Numismatica Città di Agropoli. Sono esposte monete, francobolli, banconote, cartoline, giornali, riviste e libri d'epoca e vario materiale per il collezionismo. Presenti noti operatori del settore con vasto assortimento di articoli da collezione, da investimento e da studio. Una bella idea del sindaco Franco Alfieri. È un appassionato come me di numismatica di monete antiche e devo dire che è una iniziativa di grande valore culturale perché le monete sono espressioni del tempo quindi vi è un rilievo di tipo artistico di tipo economico di tipo storico e quindi è meritoria questa iniziativa caldeggiata dal sindaco alfieri e tra l'altro una delle pochissime che si tiene nel meridione d'italia addirittura eh, solo agropoli e castellano Mare di Stabbia sono le sedi di mostre convegno numismatiche in tutto il meridione d'Italia e questo torna a merito di Agropoli e dell'amministrazione. Quanti pezzi sono qui presenti al Palazzo Civico? Ma, pezzi esposti sono nell'ordine di alcune migliaia, vi sono pure delle monete molto rare che valgono insomma delle cifre notevoli e quindi ribadisco, come prima edizione, veramente una manifestazione riuscita e quindi onore e merito a Franco. Gualfieri, chiamiamolo sindaco numismatico. La um, uh, mostra è nella bellissima cornice del porto di Agropoli nel Palazzo Civico delle Arti che è poi l'ex pretura. Quindi orari: ehm, sabato mattina, ehm, sabato pomeriggio dalle 15 alle 18:30 e, e poi domani domenica dalle 9 alle 13, alle 13. Quindi insomma orario ampio per chi vuole eh, Insomma, delle belle cose che poi oltre che monete, vi sono antiche riviste, dei libri d'epoca, dei francobolli, delle cartoline pure antiche, insomma, molto interessante. E vogliamo portare un po' di cultura eh, numismatica, collezionistica e filatelica anche qui ad Agropoli. Eh, qui abbiamo portato, per questa prima edizione, per la verità ancora pochi commercianti e pochi esperti, però ci riserviamo in futuro di poter portare eh, altri operatori del settore abbastanza importanti. Io personalmente ho portato della carta moneta e delle monete del, italiane eh, di pregio perché appartengono dall'Ottocento fino ad oggi e copre un periodo storico molto importante quello del, degli stati preunitari e anche l'Unità d'Italia e la, diciamo, la Repubblica Italiana quindi ci sono molte cose interessanti della Zecca e anche della Banca d'Italia diciamo che anche dal punto di vista storico sfogliare questi album o questi plateau di monete è anche godibilissimo non solo ma molto spesso è anche un viaggio nel passato, nella storia del recente, anche un po eh, diciamo un po' più in là del, del, nostro, del nostro stato, del nostro paese. Ecco, ci sono dei pezzi molto pregiati all'interno di questa mostra? Sì, personalmente ho portato alcuni pezzi anche dalla mia collezione, quindi ci sono anche delle, delle monete del Regno d'Italia e, e dei Borboni, ci sono i famosi 30 Ducati dei Borboni che sono. Stati coniati in quasi oro puro e quindi sono di grande pregio collezionistico e anche economico. I prossimi appuntamenti dedicati a questo ambito? Ecco, molto importante, voglio ricordare che ottobre è un, è un mese molto intenso dal punto di vista del, del, del collezionismo della numismatica, però diciamo, penalizza il fatto che siccome ci sono in contemporanea in tutta Italia molti eh, convegni, quindi chiaramente il, sia l'adesione dal punto di vista dei collezionisti, sia dei numismatici, di noi commercianti ed esperti, è diciamo, un po' minore. Quindi abbiamo scelto per l'anno prossimo, 2015, di farla a giugno, che è un mese più idoneo anche per Agropoli, che turisticamente quel mese è e più accorsato di, di presenze anche estere, se non sbaglio, abbastanza forti.